Ciao a tutti, oggi vi parlerò di Fantozzi, un personaggio davvero unico e inimitabile, che ci ha fatto ridere durante tutti questi anni ed è stato interpretato, come sapete, da Paolo Villaggio. Il personaggio non è solo stato interpretato da Paolo Villaggio, ma è anche stato creato dall'attore. Il primo film risale al 1975 ed era diretto da Luciano Salce. Inizialmente Villaggio non voleva interpretare lui Fantozzi, pensava ad altri attori, tra cui Pozzetto e Tognazzi. Però alla fine il regista convinse Paolo Villaggio a recitare lui stesso la parte di Fantozzi, perché poteva essere molto adatto. Fortunatamente, Villaggio accettò e provò a interpretare Fantozzi. Il risultato fu davvero unico. Però ora vi parlerò anche di un'altra cosa. Queste cose che vi ho appena detto probabilmente le conoscerete. Voi forse non sapete com'è nato il personaggio di Fantozzi. Il personaggio di Fantozzi è stato appunto creato da Villaggio sulla base di un personaggio davvero esistito. Era un suo collega al Little Caesar di Genova, quando Villaggio faceva l'impiegato lì prima di diventare attore. E questo collega aveva una vita particolare, davvero buffa. E Villaggio lo guardava e ha cercato appunto di appunto farlo diventare un personaggio, aggiungendo alla sua vita abbastanza particolare e buffa che aveva questo suo collega, aggiungendo una vena tragicomica. E così è riuscito a creare un personaggio che è piaciuto a tutti ed è diventato una leggenda del cinema italiano. Spero che questo video vi sia piaciuto a tutti e vedrete altri video. Buona giornata!